Mini mini bentrovati. Allora, sono circa 3 settimane che non metto video sul mio canale. Volevo scusarmi non soltanto con i miei iscritti, ma anche con coloro che seguo e magari seguono me, alcuni li ho, dove c'è questo scambio, diciamo così, reciproco. Non ho avuto proprio tempo fisico per né fare video e neppure seguire, i contenuti che avete proposto voi. Mi prometto di, portarmi avanti durante il periodo pasquale. Cercherò, insomma, di recuperare. Cosa è capitato? A parte alcuni impegni particolarmente urgenti e pressanti relativi alla mia vita di fuori di YouTube, io e altri ragazzi abbiamo dato corpo ad un'idea folle che si è però concretizzata in un progetto, a mio avviso, a nostro avviso, particolarmente esaltante, che prende il nome del libro del martedì. Credo che molti di voi già sappiano a cosa mi riferisco, perché alcuni ragazzi che partecipano a questo progetto hanno già postato sui rispettivi canali video dedicati che illustrano, spiegano, eccetera. Volevo farlo anch'io, dando alcune precisazioni, illustrandovi un po' l'idea di fondo e chiedendo anche aiuto, nel senso che questo nostro progetto è in realtà anche vostro, cioè è un qualcosa che appartiene a tutti e tutti devono partecipare affinché diventi, secondo me, qualcosa di bello, molto bello e ha tutti i requisiti per poterlo diventare. Allora, l'idea nasce da me, da Tamara Severile 743, da Antonella Fulginiti. Ci siamo conosciute qui e la nostra amicizia poi ci ha portato a parlare qualche sera su Skype, una sera in particolare in cui abbiamo dato sfogo a del gossip libresco sfrenato. Ci siamo trovate talmente bene, ci siamo anche un pochino più conosciute come persone e tutto ciò ha sviluppato due nuclei che hanno portato a due idee differenti. Uno è lo Spaccia Lezioni, che è un canale che è nato da pochissimo, prevalentemente gestito da Tamara con l'aiuto di Antonella Fulginiti. Che cos'è? In pratica vengono messe online come video delle lezioni che partono dalle basi poi fino a gradi più avanzati delle diverse materie per gli ordini scolastici che coprono tutte le medie e le superiori con i diversi indirizzi. Quindi troverete lezioni di grammatica, di lettere, di letteratura greca, di lingua greca, latina, eccetera, storia, geografia, filosofia, Antonella si occupa di filosofia, eccetera. Questo perché? Perché ci siamo chieste come facciamo a far fruttare quelle che sono le nostre lauree, come facciamo a far sì che il nostro sudore sui libri e il nostro entusiasmo per formarci come futuri docenti, io mi tolgo, nel senso che non ho i requisiti, sono loro che sono le interessate, appunto, possa essere di aiuto a quei ragazzi che magari accendono il computer anziché mettersi a giocare, trovano una persona dall'altra parte che gli dà quel ripasso, gli dà quelle regole, magari che lo possono aiutare per capire meglio, avere un altro insegnante che magari ha un approccio che spiega in modo un pochino diverso, forse più chiaro, forse più accattivante, perché è un ragazzo che ha magari o una ragazza che ha qualche anno in più rispetto a un professore un pochino più navigato, noioso, che è un po' annoiato da anni di insegnamento che l'hanno un po' corroso. Insomma, ci siamo capiti. E in più la cosa innovativa è che oltre alla lezione è possibile contattare la ragazza, il ragazzo che tiene questa lezione nel canale dello Spaccia Lezioni e proseguire, nel senso se c'è un dubbio, se un giorno ha un compito particolare e lei dà la sua disponibilità per essere online, ti può dare, non so, quella soluzione oppure quel riferimento per poter chiarire, eccetera. A mio avviso l'idea è fantastica. Se io avessi avuto quando studiavo un servizio, tra virgolette, di questo tipo, mi sarei leccata tutte le dita, anche quelle dei piedi. Comunque è molto bello, vi invito a visionare il canale dello Spaccia Lezioni, poi sotto vi metto il riferimento, poi questa idea di spacciare lezione è stupendo. Inoltre, in un periodo di crisi dove andare a lezione vuol dire impiegare 25 se non più euro l'ora, secondo me non è male come cosa. L'altro è il libro del martedì. Allora, nasce appunto l'altro filone di idee perché ci siamo trovati talmente bene a fare questo gossip libresco che abbiamo detto pensiamolo in grande, proviamo a farlo con tante altre persone, perché fare video su YouTube è un po' unidirezionale, cioè mi metto qui, parlo,
Voi guardate quando avete tempo, se avete voglia, commentate, poi aspettate la risposta al commento, eccetera. Però è molto bello uno scambio un pochino più vivo, più interattivo, diretto. Avremmo potuto dar corpo a un salotto letterario, a un gruppo di lettura, però sono cose già viste e riviste. Volevamo invece fare il top, cioè che cos'è che piace a un lettore oltre misura? Sicuramente poter incontrare l'autore. E se io so che Oliver Sacks è a Cremona, nella libreria, che ne so, Spotti, alle ore, adesso faccio anche pubblicità, alle ore 16 di martedì prossimo, vado là anche strisciando, no? Ecco, pur di vederlo, pur di avere un autografo, scrutarlo, fargli domande, eccetera. E allora abbiamo deciso di fare questo, cioè incontrare l'autore. Ci serviva una metodica e l'abbiamo trovata in Google Plus, ovvero il cosiddetto Hangout. Tutti i termini tecnici per dire che sicuramente voi avete ormai imparato a conoscere quella che è una diretta streaming, perché il termine ormai conosciuto, è la procedura nota, grazie a Grillo e al suo Movimento 5 Stelle. Infatti è la metodica che utilizzano per i loro lavori politici. Noi facciamo la stessa cosa, cioè vi è la possibilità da un canale YouTube aprire una diretta che vede persone in una stanza virtuale riunite, che parlano, interagiscono in voce e in video. In più, vi è la possibilità di trasmettere questa sorta di contenuto nella stanza, come video sul canale. Cioè, io vado sul canale Libro Martedì, che è il nostro canale dedicato, e anziché vedere come state facendo adesso questo video registrato e caricato, vedete in diretta, come se fosse una trasmissione televisiva in diretta, ciò che sta accadendo. Inoltre vi è la possibilità di interagire con coloro che sono all'interno della stanza, come scrivendo nei commenti sotto. Qualcuno che è nella stanza legge, li riporta all'interno e quindi c'è anche questo tipo di interazione. Bene, ci siamo riusciti, abbiamo iniziato a fare già qualche martedì di prova, parlando di libri, quindi senza la presenza di un autore. Iniziamo i lavori veri e propri, o meglio, abbiamo già fatto un piccolo esperimento, però non è ufficiale, è stato ufficioso. Comunque, martedì 7 aprile abbiamo il nostro primo autore, che è Amalia Scoppola, edizioni Le Caravelle, con Sono Pronta. Questo appuntamento sarà tutti i martedì alle ore 21 sul canale unico Libro Martedì, poi sotto vi metto tutti i riferimenti e voi potrete seguirlo. Se non avete tempo il martedì, non importa perché questa diretta verrà conservata, alla fine rimarrà il video come questo che state vedendo e potrete visionarlo in qualsiasi momento, anche più e più volte. Abbiamo molti altri autori esordienti. E non. È un lavoro molto complesso, voi capite bene che bisogna contattare le case editrici, gli autori, alcune volte siamo stati contattati noi, fare tutta una procedura di diffusione, di informazione di questo progetto, spiegarlo bene, e, insomma, è stata dura. Però a tempo record, nel giro di una settimana, siamo riusciti a mettere in piedi qualcosa di stupendo, secondo me. Di magnifico. Abbiamo moltissimi autori che già interagiscono, moltissimi libri che alcuni sono già stati recensiti, alcuni sono in fase di recensione, alcuni sono già stati richiesti, altri sono in viaggio in buste nella posta e stanno per arrivare ai destinatari. In pratica noi come procediamo? Allora, o contattiamo, veniamo contattati da case editrici d'autori. Chiediamo se è possibile una copia omaggio o in formato ebook o in formato cartaceo del libro, in caso ce lo procuriamo noi, siamo i primi a investire di tasca nostra e poi ne facciamo una video recensione. Solitamente non è un solo recensore che lo fa, ma minimo due. Questo perché? Perché siamo consapevoli che un libro ha dei criteri oggettivi su cui si valuta se è buono o no, la grammatica, la punteggiatura, eccetera. E poi ci sono dei criteri soggettivi, cioè le aspettative. La tematica mi piace, di mio gradimento, come viene affrontata, come viene sviluppata, mi piace, non mi piace, a uno può piacere, a un altro no. Quindi per dare questa obiettività di giudizio, preferiamo che due o più voci esprimano il loro parere. Le nostre recensioni sono gratuite, non chiediamo, non veniamo pagati, sono assolutamente libere. Questo è un avviso soprattutto per gli autori. Non contattateci per avere una promozione, perché noi siamo.
un campione di lettori veri che vanno ad acquistare i libri, che li leggono. Non facciamo questa cosa per professione, ma esprimiamo come qualsiasi lettore normale il loro parere con i nostri modi, con i nostri mezzi, con le nostre conoscenze. Alcune volte possono essere specifiche perché abbiamo una formazione in quella materia, altre volte semplicemente diciamo mi piace o non mi piace, però non ci limitiamo solo a questo, ma diamo delle argomentazioni costruttive, senza insultare nessuno. Secondo me questa è la formula vincente, perché io sono un po' stanca, a dire il vero, di vedere delle recensioni che a volte si ripetono sul web, sulle riviste, fatte ad hoc, che ti promuovono dei racconti che poi li leggi e la parte più bella è proprio la recensione o la prefazione fatta, ma in realtà il libro è una schifezza mostruosa. Inoltre siamo molto attenti a quelli che sono gli autori nuovi di case editrici minori, perché ci sono davvero delle perle, ci sono delle case editrici che hanno dei progetti editoriali stupendi, che stanno davvero immettendo linfa nuova nel panorama della editoria e della letteratura italiana, solo che non hanno visibilità. Quindi noi nel nostro piccolo cerchiamo di contribuire al loro lavoro. Collaboriamo anche con case editrici ovviamente diciamo così un po' più grandi, come può essere una Giunti, una Rizzoli, una Mondadori, una Feltrinelli, però il nostro occhio un pochino più attento secondo me sarà sempre comunque rivolto agli autori esordienti di case editrici minori. Quindi se siete autori proponetevi, noi siamo qua, però ricordatevi appunto questo, che noi siamo persone obiettive, incorruttibili, libere nell'espressione, e poi insomma siate persone intelligenti, rendetevi conto che noi esprimiamo un parere, siamo assolutamente criticabili, nel senso che non abbiamo la presunzione di avere la ragione assoluta, quindi è un nostro parere di lettore, lettore sfrenato che appunto si approccia a un libro e dice che cosa ne pensa. Che altro dire? Sul canale unico quindi troverete questi tipi di contenuti, cioè le video recensioni fatte da i recensori di YouTube che partecipano a questa iniziativa, le dirette. In più agli autori diamo anche la possibilità di avere delle interviste. Queste interviste possono essere fatte con la stessa metodica, cioè in video hangout, diretta, eccetera, non più di 10 minuti in cui vengono interrogati su l'autore o l'autrice, uomo e donna, cioè perché si scrive, quali sono i soggetti, quali sono gli autori preferiti, e cosa ne pensa dell'editoria, eccetera. Oppure possono essere fatti anche, diciamo, in loco. Cioè, se io sono recensore, non so, di Cremona, e c'è un autore di Cremona, faccio in modo, se ho tempo, voglio, energie e modo di contattarlo, di trovarmi, non so, una mezz'ora in un bar pubblico e fare questo tipo di intervista. Così sta facendo, per esempio, Ilaria, solo loquiamente, che copre il territorio di Roma. Prossimamente vedrete delle sue interviste ad autori e direi che lei, a parte essere molto brava, però proporrà dei contenuti davvero molto interessanti. Abbiamo un blog unico che raggruppa, come sul canale, però con qualche diciamo così potenzialità in più, tutto il nostro lavoro. Su questo blog unico, che è il libro del martedì, che è stato aperto e viene gestito da Elisa, Elipisto 1, qua su YouTube, che ha a sua volta un blog in viaggio con Elipisto su tematica viaggi, suoi personali, considerazioni, eccetera. Troverete appunto tutti i nostri contenuti, riferimenti ai video, le recensioni anche di blogger, perché noi abbiamo anche blogger, cioè se siete ragazze, ragazze, persone che avete dei blog letterari oppure avete dei blog e siete degli dei lettori appassionati e fate delle recensioni scritte, contattateci, perché noi usufruiamo anche di questa risorsa. Noi abbiamo Chiara, che è la nostra blogger prima, che ha accettato con entusiasmo, ha già fatto 2 recensioni, è lanciatissima, bravissima, e quindi insieme ad Elisa riescono a gestire quest'altra piattaforma molto molto importante. Poi abbiamo la pagina Facebook e la pagina Twitter. La pagina Twitter è un po' agli inizi, nel senso che
Twitter, anche per come è conformato, non ci è congeniale per certi aspetti. Invece Facebook fa più al caso nostro, quindi troverete decisamente più contenuti. È sicuramente la nostra officina più laboriosa. Perché? Perché ormai quasi tutti sono su Facebook, hanno una pagina personale o fan, eccetera. Noi contattiamo, veniamo contattati e poi diamo la disponibilità su questa pagina, che è il libro del martedì, agli autori di presentarsi. Loro vengono, mettono la loro copertina oppure mettono, non so, un passo oppure si presentano e qui inizia già il lavoro che poi avrà il suo culmine nel martedì sera, cioè ci si incontra, c'è la possibilità di interagire immediatamente con un autore e il lettore, o il blogger, o il recensore, o semplice curioso, perché magari io non ne ho voglia di star a leggere un libro, però ho sentito la televisione o da qualche parte la pubblicità, vado, vedo che è lì, allora leggo che cosa dice e basta. Inoltre ricordiamoci che Facebook dà anche una immediatezza di contatti, quindi chiedendo l'amicizia è possibile anche poi interagire privatamente con l'autore, quindi secondo me è la cosa più bella. Perché se voi pensate, io penso a quando avevo 20 anni, aver avuto questo tipo di mezzo che mi dava questa immediatezza di contatto e di scambio, sarei impazzita completamente. Sono impazzita adesso che ne ho 40, a 20 anni sarei impazzita il doppio. È proprio la vicinanza della cultura. Se poi si trovano persone intelligenti, per esempio noi abbiamo un Fabio Monteduro, che è un autore di Roma, che ha già fatto 4 edizioni e tratta di un genere un po' particolare in Italia. È disponibilissimo, proprio è di un'umiltà, elargisce le sue opere, i suoi pensieri, si intrattiene con noi a parlare privatamente anche in chat, ha dato il suo numero di telefono, con Marina si sono sentiti, gli ha spiegato tutti i punti che non le erano particolarmente chiari di una lettura. Insomma, rendiamoci conto, un autore che è a nostra disposizione, beh, è il sogno di ogni lettore. Comunque, io credo di avervi comunicato l'energia positiva che alimenta il nostro lavoro. C'è una fatica boia, perché veramente stiamo faticando come degli animali da soma. Innanzitutto siamo pochi per il momento, però abbiamo una caparbietà, abbiamo messo in piedi un qualcosa in poco tempo che se riusciamo a sviluppare in modo corretto, secondo me, potrà offrire dei contenuti non soltanto a noi, ma a tutti quelli che ci seguono, spettacolari. Quindi io invito recensori di YouTube, io alcuni li ho già contattati, ma scusatemi, non riesco a contattarli tutti. Se fate video recensioni, siete interessati, noi trattiamo ogni tipo di genere, se condividete il nostro progetto, presentatevi, contattateci, fatevi avanti, c'è spazio per tutti. Se siete blogger, avanti, se siete lettori o semplici appassionati, siamo qui, proponeteci, noi abbiamo dei lettori che ci hanno fatto scoprire degli autori incredibili, venite sulla pagina Facebook, animate Twitter, andate sul blog, scrivete una recensione, una vostra idea, uno spunto per la lettura, avete un autore che vi interessa e noi non conosciamo, dateci dei riferimenti, proviamo a contattarlo, vediamo se si mette a disposizione, eccetera. Insomma, proviamo a veramente lavorare insieme per diffondere cultura e soprattutto il piacere della lettura. Con orgoglio vi dico che questo nostro progetto, io l'ho proposto ad una piattaforma particolarmente importante. Ho avuto nel giro di 2 giorni una risposta positiva ed entusiasta. Prossimamente vi sapremo dire, soprattutto chi ci segue capirà a cosa mi riferisco. Ci è stata data la possibilità di avere una vetrina prestigiosa che secondo me ci aiuterà a far conoscere, a diffondere ulteriormente quest'idea. Quest'idea piace non soltanto a noi, ma vedo che piace a molti. Inoltre vedo che qualcuno sta già facendo qualche clone del nostro modo di procedere, per carità c'è spazio per tutti, io spero solo che coloro che prendono ispirazione non mettano in piedi delle semplici fotocopie, ecco, che magari utilizzano l'idea per sviluppare un'altra idea innovativa, propositiva, eccetera, altrimenti la cosa, diciamo così, un po' annoia secondo me.
Inoltre l'ultima richiesta è per persone che hanno un'ottima conoscenza delle lingue, in particolar modo l'inglese, il francese, il tedesco. Per lo spagnolo siamo già abbastanza attrezzati, però se c'è qualcuno che si propone avanti. Questo perché? Perché prossimamente noi vogliamo andare a contattare gli autori stranieri, quindi capite bene che io se li devo invitare. Non so, un autore francese non conoscendo perfettamente la lingua, portarlo in hangout in diretta sarebbe preferibile avere un traduttore che insomma traduce ed interagisce, altrimenti sarebbe improponibile la cosa. E poi tante, tante, tante idee che stanno nascendo, si stanno sviluppando, però serve tempo, servono contatti, serve che anche noi diventiamo un pochino più bravi in tutta la gestione, insomma. È appena nato, ha 3 settimane, diamogli tempo di crescere un po' a questo progetto. Bene, vi aspettiamo, sotto troverete tutti i riferimenti. L'unica cosa è sul mio canale io non caricherò il video di recensioni ai testi che mi verranno assegnati. Perché questo? Perché è una mia scelta personale. Gli altri invece credo che caricheranno anche sul loro canale. Io preferisco tenere le due cose distinte, almeno per ora, poi magari cambierò idea. Quindi se qualcuno mi segue ed è interessato a quelle che possono essere le mie recensioni, le troverete solo ed esclusivamente sul canale Libro del Martedì. Baci, baci spumeggianti, energetici e pieni veramente di vigore. Vi aspettiamo. Coraggio, cerchiamo di riempire queste librerie e di impadronirci degli autori, di possederli, oltre che i loro libri. A presto, Etta.